È giunto ora il momento di dare la linea al nuovo vincitore dell'iniziativa Tester per un giorno, che si cimenterà davanti alle nostre telecamere alla guida della nuova Kia Rio, una perfetta vettura da città tecnologicamente avanzata, che si distingue per il suo look dinamico in grado di conquistare una clientela al passo con i tempi e giovani famiglie che cercano una berlina compatta che mostri carattere. Vediamo insieme come se l'è cavata il nostro giornalista in erba. È la nuova Kia Rio in versione 5 porte con motore 1.4 diesel da 90 cavalli, la protagonista di Tester per un giorno di questo mese. Finalmente la nostra iniziativa torna a colorarsi di rosa, perché la tester di questo mese è Alessia, una ragazza che abita a Garlasco, fa la commerciante ed è appassionata di motori. Benvenuta Alessia. Grazie, ciao a tutti, sono molto contenta di essere qua. Ecco, sempre più donne al giorno d'oggi si stanno affascinando al mondo delle quattro ruote. La tua passione dove nasce? Mi trovo sempre ogni giorno a chiacchierare con mio papà, mio fratello e i miei clienti, quindi non potevo non appassionarmi nel mondo delle auto. Ecco, oggi Tester per un giorno ti dà l'opportunità di provare la compatta della casa coreana e la proveremo in versione 1.4 diesel da 90 cavalli, ma tu hai già potuto provarla un pochino qui mentre da Milano ci spostavamo sui Colli Piacentini. Come ti è sembrata? Una bella auto, molto maneggevole, soprattutto adatta alle donne e alla città. Alessia ha già le idee chiarissime, quindi non mi rimane che ridarle il volante e augurare a lei un buon test e a voi, mi raccomando, seguiteci. Durante una sosta del tour Test per un giorno ci siamo fermati al castello di Buffalora, che vediamo qui alle nostre spalle. Ora vi voglio presentare la nuova Kia Rio, che è stata vista al Salone di Ginevra in marzo del 2011. La nuova vettura coreana, che è arrivata alla quarta generazione, ha presente un design molto accattivante, molto aggressivo. Lo vediamo dai gruppi ottici inglobati a una mascherina. Kia Rio è una vettura molto compatta che misura poco più di 4 metri, però al suo interno è molto spaziosa e capiente. La versione che stiamo provando oggi è la versione a 5 porte, un 1.4 da 90 cavalli, con l'allestimento il top di gamma, le X Plus, e ha un prezzo a partire da 16.000 euro, un prezzo abbastanza accessibile. Ho trovato questo motore diesel scattante e brioso, nonostante i suoi consumi ridotti, infatti percorre 23 km con un litro di carburante. Tornando a parlare della spaziosità della Kia Rio, ho notato un bagagliaio molto capiente e profondo. Infatti può contenere dai 300 ai 900 litri coi sedili abbattuti. Al volante della Kia Rio mi trovo in una posizione molto confortevole. Ho un sedile ergonomico e un volante che si può regolare sia in altezza che in profondità. Inoltre ho anche i comandi al volante per regolare l'autoradio senza staccare le mani. Il quadrante, oltre ad essere molto leggibile, mi indica anche il cambio delle marce e oltretutto anche i consumi. Nella parte centrale della plancia, tra il sedile del guidatore e quello del passeggero, trovo l'autoradio MP3 e tutta la strumentazione necessaria per il guidatore. Oltretutto, sotto l'autoradio ho anche gli attacchi per l'iPod e il cellulare. In conclusione, la guida della Kia Rio mi sono trovata molto bene, perché è un'auto facile da guidare e molto maneggevole. Sono stata molto soddisfatta. E così, cari amici di Safe Drive, si conclude anche la giornata di oggi e la nostra prova a bordo della Kia Rio. Ma prima di salutarvi, le ultime battute con Alessia per sapere come ti sei trovata alla guida di questa compatta coreana. Ho trovato la Kia Rio innovativa e piacevole nella guida. La Kia Rio quindi ha soddisfatto tutte le tue aspettative, ma la giornata insieme a noi com'è trascorsa? Sono stata benissimo, ringrazio infatti tutti voi e anche chi mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi. Il giornale.it, automobilismo e Safe Drive. Ma siamo noi, Alessia, a ringraziare te. Mi raccomando, voi telespettatori, se volete provare una nuova vettura appena uscita sul mercato, iscrivetevi subito attraverso i nostri siti e poi aspettate calorosamente gli articoli che Alessia scriverà sulle pagine di automobilismo e anche sulla pagina del quotidiano Il Giornale e la pagina online, ovviamente. A me non rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima volta. Ciao!